norma drastico taglio dei contributi alle scuole materne rette destinate ad aumentare mamme dei bambini in rivolta. Raccolta porta a porta dei rifiuti, in centro non si placano le polemiche, si cerca di andare incontro alle richieste dei cittadini. Tassa sulla casa delibera la proroga, ma nei comuni che hanno fissato le aliquote si pagherà a giugno, 27 nella Marca. Tasi, delusione a Treviso che aveva chiesto un provvedimento valido per tutti, ancora una volta penalizzati i comuni virtuosi. Con noi reati in calo, così la giunta di Castugana alla Lega, in arrivo controlli notturni anti-alcol dei vigili. Anni di violenze fisiche e psicologiche sulla moglie, anche davanti ai bambini, a Istrana ha denunciato un 56enne. Le api tornano nella chiesa di San Nicolò, smantellato in mattinata un grosso alveare, lo sciame recuperato da un apicoltore. Carbonera, il comune acquisisce la storica Villa Maria, arriva l'email di Renzi per la nuova scuola. Buonasera e ben ritrovati con l'informazione di TG Treviso. In apertura parliamo di tagli alle scuole paritarie. Andiamo nel comune di Villorba, dove ieri sera, durante una riunione alle scuole medie Manzoni, i genitori hanno appreso la notizia. Possibili aumenti delle rette per materna ed asilo, perché il comune ha tagliato i contributi. Noi ad esempio sulla nostra scuola abbiamo calcolato che da 140 si passerà a una retta di 180 per i residenti, minimo. Scuola materna Maria Immacolata e asilo La Chiocciola. Il comune ha annunciato ieri sera un taglio della metà dei contributi alle tre scuole paritarie di Villorba, Fontana e Lancenigo, circa 100.000 euro. Ci sono madri con due figli iscritti che a settembre dovranno pagare anche 140 euro in più di retta. Una doccia fredda per decine e decine di genitori convinti di non poter accettare una decisione simile. Siamo nel buio più totale, abbiamo già versato le cauzioni per le iscrizioni dell'anno successivo, io due nel caso anche per il nido, per lei da settembre non sappiamo nulla. Con l'aumento cosa devo pagare? Cosa lascio qua? Più di mezzo stipendio perché lavorando part time, questo mi rimane. Tutto questo ci è stato comunicato a maggio, siamo il 20 di maggio, io non ho avuto nemmeno la possibilità di andare a vedere altri asili e quindi non so dove andrà a scuola mio figlio a settembre. I soldi non ci sono, avrebbe dichiarato il sindaco, ma le opposizioni ribattono che il comune avrebbe 150.000 euro di avanzo di esercizio, fondi non vincolati. So solo che ieri sera più volte ha detto fino al 9 marzo questo non sarebbe successo. Questa è veramente una ripicca fatta appositamente nei confronti dei genitori di Villorba. Genitori, molti di tre asili sul piede di guerra, leggono nei tagli la conseguenza del rifiuto alla fusione con il comune di Povegliano. Quest'anno purtroppo sicuramente dovrò ritirare i miei due figli perché non avendo un lavoro, non avendo addirittura, avendo anche il marito che non lavora, più quattro figli. Il comune tra l'altro avrebbe già tagliato i centri estivi e non avrebbe omologato i pulmini con le cinture di sicurezza per i bambini. Adesso con le immagini torniamo a Treviso, si torna a parlare di differenziata, non si placano le polemiche, l'annuncio oggi da parte del comune, attenzione ai controlli ma anche delle eccezioni per i cittadini in difficoltà. Quei pochi capelli che io metto da parte, un certo momento li buttavo nel secco dopo che andava là, punto e basta, no? È inutile tenere bussolotto. Abbiamo sempre uno svantaggio rispetto al sistema di prima, che secondo me bastava, meglio tacere, voilà. Non voglio far politica. Non è ancora iniziato, non sappiamo. Il vice sindaco Roberto Grigoletto ha già annunciato che a breve il comune si farà carico di ogni singola situazione critica e che gli operatori di Conterina raccoglieranno i bidoni fuori dalle porte degli anziani senza attendere che i rifiuti vengano portati giù. Ma i trevigiani continuano a prendere le distanze dalla rivoluzione della differenziata in città. Cosa ne pensa di questo porta a porta che arriva? Mi sgomenta un po' a dirle la verità perché non ho ancora ben capito anche la... come suddividere, cioè non la suddivisione perché già la facciamo, ma il discorso di dove collocare i contenitori. È in condominio? Sono in condominio, sì, quindi è un problema. Dove li metterai i bidoni? No, ma mi sembra che passano con, forse sfrutteremo il camion che sostano, come si chiama, il sistema che fanno le soste con i camion. Dalla bottega del Baccalà attendono soluzioni come l'ecobus o l'ecostop, centri di raccolta alternativi che stazionano a tempo in diverse zone della città. Perché i bidoni non abbiamo spazio sicuramente. No, non hanno ancora portato bidoni. Che comunicazione vi hanno dato? Ma ancora non hanno dato nessun tipo di comunicazione, che gli daranno probabilmente, ma non si sa.
Dal panificio ci raccontano di aver già avvisato i vigili alla vista di furbetti che gettavano qui in questo cestino rifiuti anche olio. La distribuzione dei bidoni sarà completata entro inizio giugno. Disposti ad intervenire con soluzioni creative, promette il comune, che però con la stessa fermezza annuncia controlli anche in borghese antifurbetti. Ed ora parliamo di Tasi, l'annunciata proroga è arrivata, tanta confusione però nella Marca, sono 27 i comuni che hanno già deliberato e fissato l'aliquota. Questo è un esempio di tavolo d'amministrativo che sta cercando di capirci qualcosa sulle applicazioni della Tasi in provincia di Treviso. Tassa comunale sui servizi indivisibili che verrà pagata dai possessori di prima casa, ma anche da proprietari e inquilini in aggiunta all'IMU sulle seconde case. È l'emblema della confusione sulla vicenda dopo che il governo ieri ha deciso di posticipare la data del primo versamento per i comuni che non hanno ancora deliberato i valori dell'imposta. Siamo intorno ai 25 comuni a questa mattina, quindi questo è un po' il dato sui 95, tra cui uno grosso che è il comune di Treviso. Però come dicevo ci aspettiamo che da qui a venerdì c'è ancora la possibilità di andare in giunta e deliberare, quindi dobbiamo tenerci aggiornati anche nei prossimi giorni. Al punto che nel pomeriggio si sono aggiunti altri due comuni, mentre Montebellone e San Biagio, per esempio, discuteranno la tassa giovedì in consiglio comunale. Per chi è deliberato, la strada è ora comunicare le aliquote ai cittadini, come Treviso, che sta mandando i modelli di pagamento in bianco con l'indicazione di verificare le percentuali nel sito del comune, che però al momento non è ancora aggiornato. Questi 27 comuni, dove comunque il 16 giugno si pagherà. Quanto non si sa, o meglio, varia per ogni municipio e per capirlo bisogna consultare le delibere, che ad esempio per San Fior sono 3 più un regolamento, oppure affidarsi al commercialista o un centro di assistenza fiscale, che vuol dire oltre al balzello più o meno altri 30-50 euro di consulenza. E meno male che la prima casa doveva essere esentasse. Ma allora si paga lo stesso? Sì, diciamo che ad oggi è un po' difficile fare previsioni ed essere sicuri nella risposta. Sicuramente si pagherà, questo è in dubbio. Si pagherà al comune di Treviso, Treviso riscuoterà la rata entro il 16 di giugno. I nostri microfoni, parla l'assessore al bilancio che lamenta ancora una manovra nei confronti dei comuni virtuosi. Purtroppo la proroga riguarda solo i comuni che non hanno deliberato nei termini, quindi chi non ha rispettato le scadenze viene avvantaggiato e potrà usufruire della proroga il 30 di settembre. Chi invece è stato virtuoso deve mantenere la scadenza, la prima scadenza il 16 di giugno, quindi i cittadini di Treviso si troveranno a pagare la Tasi in due rate, la prima con scadenza il 16 di giugno e la seconda a dicembre. Abbiamo già predisposto una lettera che verrà inviata ai contribuenti in cui verrà spiegato vengono spiegate le scadenze, le modalità di calcolo e viene anche allegato un modello del modulo F24 per il pagamento. Siamo alla cronaca con la storia di una violenza familiare che ci porta a Istrana. Si tratta di un 56enne del posto che da anni sottoponeva la moglie a violenze fisiche e psicologiche alle quali assistevano impotenti anche i figli. All'ennesimo episodio è scattata la denuncia a piede libero. Il soggetto avrebbe ripetutamente maltrattato la moglie di 40 anni. Violenze che vanno avanti almeno dal 2008 e tutto, come detto, sotto lo sguardo dei figlioletti della coppia. Ed ora ancora la cronaca con un uomo che pretendeva di uscire di casa nonostante fosse agli arresti domiciliari, al punto da aggredire i parenti e voler a tutti i costi usare la loro automobile. I familiari hanno chiamato i carabinieri e per tutta risposta l'uomo, un 39enne di Arcade, nei guai per un furto, ha aggredito anche loro costringendo le due a farsi medicare dai sanitari del 118. L'indomani, non contento, si è fatto trovare fuori casa. Ora il soggetto si trova rinchiuso in carcere a Santa Bosna con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali aggravate ed evasione. Ed ora torniamo a Kasugana, l'annuncio è arrivato oggi di una delibera firmata, ci sono i controlli di notte da parte dei vigili, ma soprattutto la risposta del comune alla Lega Nord che dice: con noi i reati sono in calo. Furti, rapine e danneggiamenti in calo a Treviso, come dimostrano i dati emersi durante il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza tenuto in Prefettura. 1170 i reati dall'inizio dell'anno contro i 1576 dello stesso periodo del 2013, numeri con cui Kasugana risponde ai nostalgici dell'amministrazione Gentilini. I dati invece parlano di una diminuzione importante, consistente dei reati, dei furti, dei danneggiamenti
e sensibilmente un calo degli accattoni proprio nel momento in cui è entrato in vigore il provvedimento del foglio di via. E la polizia locale di certo non si risparmia. Di ieri pomeriggio la denuncia di un 32enne sorpreso in dogana in sella a una bici rubata 2 ore prima a Santa Maria del Rovere. Proprio i vigili, impegnati nel far osservare la cosiddetta ordinanza anti-alcol in parchi e piazze, intensificheranno i controlli serali e notturni in divisa e in borghese. Nel mirino anche in questo caso l'abuso di alcol, soprattutto da parte dei giovanissimi. Si tratta di un incremento dei controlli da parte della polizia locale, soprattutto nelle ore serali e notturne, quindi già fino alle prime ore del mattino. Saranno controlli mirati ai fini di prevenire la velocità sicuramente sulle strade, ma anche la guida in stato di ebbrezza e sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. Saranno anche controlli mirati nelle strade del centro e anche negli altri quartieri per controllare l'eventuale abuso di sostanze alcoliche e altro da parte di minorenni. Adesso ci occupiamo di agricoltura. Treviso è tra le 10 province in cui la terra sarebbe stata maggiormente erosa. Pensate, dal 1970 sono spariti nella Marca trevigiana ben 180.000 ettari, pari alla provincia di Rovigo. Treviso è tra le province dove si è maggiormente consumato il territorio agricolo, con Padova è tra le 10 province d'Italia più cementificate. Dal 1970 ad oggi sono stati sottratti alle coltivazioni 180.000 ettari di campagna, pari all'intera provincia di Rovigo. Sono i dati della cementificazione del consumo di territorio agricolo che motivano lo stop che viene generalmente richiesto contro l'ulteriore degrado e impoverimento della campagna veneta, con tutti i problemi di sicurezza e di precarietà che ne derivano. È quanto è stato denunciato anche nel convegno organizzato a Treviso dalla Confagricoltura. Sentiamo a questo proposito il presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia. Che ci sia stato uno scempio, in linea generale sì. Che si venda il Veneto come il Veneto del cemento, direi proprio di no. Dall'altro c'è da dire che l'azienda agricola media, per tutta una serie di fattori storici, in Veneto è di 2,83 ettari, il che significa meno di 3 ettari. In teoria non si sta sul mercato, in pratica si sta, perché noi con 350 prodotti tipici di altissima qualità abbiamo abbandonato l'estensivismo in agricoltura e abbiamo investito nell'intensivismo. Ed ora siamo alle elezioni amministrative, andiamo nel comune di Mogliano, vi facciamo conoscere gli altri 4 candidati, a tutti e 4 abbiamo chiesto la prima cosa da fare per il comune. La prima cosa che faremo è tagliare del 50% gli emolumenti dei nostri amministratori e questi contributi qua andranno alle famiglie bisognose del nostro territorio. E per le imprese, per le attività produttive del territorio, sconto del 50% per la tassa dell'occupazione del suolo pubblico. La mia prima proposta, la prima delibera in Consiglio Comunale sarà chiedere la fusione del Veneto con il Friuli Venezia Giulia. Per cosa? Per trattenere a Mogliano il 60% dell'IRPEF. Potremo avere più lavoro, più occupazione e sicuramente dare una ristrutturazione alla nostra bella città. Cercheremo di capire innanzitutto qual è la situazione debitoria del nostro comune, perché ad oggi, nonostante ci sia una legge sulla trasparenza, gli atti amministrativi che riguardano le operazioni del comune sono abbastanza nascoste ai cittadini. Sicuramente l'attivazione di maggior presenza della polizia locale e delle forze dell'ordine sul territorio. Quello che sta succedendo in questi giorni in città è qualcosa che non si deve più ripetere, quindi su questo ci sarà il massimo impegno. Ed ora guardate questo sciame d'api, quello che rimane dell'alveare della chiesa di San Nicolò. Andiamo in centro. Io mai si ricordi della sala per timbro il capo del telefono. 3, 4, 7. Sull'olmo, su questo olmo, e poi si sono spostati sulla parete della chiesa. Il che sta a significare che l'atmosfera è pulita, altrimenti le api non si formano. È stato lui, sacrestano volontario della chiesa, a dare l'allarme per primo. Ogni anno questo sciame torna a far visita a San Nicolò. Le api e gonfie di miele seguono la regina e l'alveare si forma puntualmente sulla parete della chiesa ad 8 metri di altezza. Grosso come un otre, sono 10 favi pieni di miele, ognuno pesa circa 2 kg. Sono state agganciate e fatte rovesciare dentro questa cassetta. Quello che vedete è ciò che è rimasto dopo le operazioni di recupero. Queste api, una volta separate dalla regina, si disperderanno automaticamente. Ogni 2 anni ritornano perché hanno come un nido, però adesso è stato bloccato con un po' di stucco. Nessun pericolo, assicura l'apicoltore, le api erano gonfie e non avrebbero avuto la forza di pungere, altrimenti... Una punge, come punge una, emette un particolare ferormone e sono pronte altre 10-50 kamikaze, quindi tante volte anche far così
è pericoloso. Bisogna star fermi come una statua di marmo. E allora in chiusura andiamo a Carbonera, dove nel pomeriggio è stata firmata l'acquisizione da parte del comune di Villa Maria, ceduta a titolo gratuito dallo Stato. Il bene del demanio passa dunque nelle mani dell'ente municipale allo scopo di valorizzare questo patrimonio storico e artistico. Per Carbonera una giornata particolare, quella di oggi. Il sindaco Fabiano Bonato ha ricevuto tra l'altro dal presidente Matteo Renzi l'email di risposta al progetto inviato al Premier per il nuovo plesso scolastico di Carbonera e Pezzan, progetto che potrebbe così beneficiare di allentamenti del patto di stabilità. Sto toccando il cielo con un dito, ha detto il sindaco, per la doppia soddisfazione di questa giornata. Ed ora con Focus si torna a parlare dello scontro politico a pochissimi giorni dalle elezioni. In studio insieme al direttore Luigi Baciali ci saranno Roberto Marcato, Mattia Malgara, Federico D'Incà, Gigliola Scatolin, Federico Vantini e Maria Sandrin. Come sempre potrete partecipare al dibattito anche voi con i vostri sms. Ed è tutto per questa edizione di TG Treviso, grazie per essere stati in nostra compagnia e un buon proseguimento di serata su Rete Veneta. Arrivederci.